Enzo Del Vecchio, Porto Canale di Pescara, gli annosi problemi di dragaggio, di fondali troppo bassi, però si sta lavorando per giungere ad una soluzione? Si sta lavorando su più fronti, come ormai è noto a tutti, sia sulla possibilità di riavere una vasca di colmata dove allocare i sedimenti da dragare e soprattutto dragaggi continui, poiché la situazione per quanto riguarda la marineria, che è l'ultima attività economica rimasta, diciamo, con un certo valore, soffre pesantemente. In questo momento, in queste ore, stiamo verificando il progetto di 670.000 euro per il dragaggio delle banchine di ormeggio dei pescherecci, più abbiamo in corso questa interlocuzione continua con l'autorità di sistema portuale per l'utilizzo degli ulteriori 800.000 euro che sono nel piano delle opere pubbliche per l'ulteriore dragaggio nella, diciamo, darsena commerciale a Vanporto, per consentire ai pescherecci di uscire con, diciamo, sicurezza. Sul fronte del progetto, quello più ampio, del Porto Canale di Pescara, che cosa si prevede? Qui abbiamo avuto un risultato importante, perché il giorno 21, la settimana scorsa, il Comitato Via Regionale ha ritenuto che il progetto andasse valutato con una VA regionale e quindi nei prossimi giorni da parte dell'ARAP, che è il soggetto attuatore per la realizzazione dei moli guardiani, ci sarà la trasmissione di tutta la documentazione necessaria. Bisogna accelerare i tempi. Più stringiamo i tempi, più abbiamo possibilità di intervenire a tutela del porto di Pescara, sia per le attività in corso e sia per il recupero di attività che sono andate perse. Un invito a tutti, operare in sinergia simultaneamente e evitare dispersioni di tempo, che sono oggi il danno peggiore che possiamo fare all'infrastruttura portuale di Pescara.